La parrocchia di Cristo Re Comenduno di Albino ha consegnato alla comunità il nuovo oratorio intitolato a Papa Giovanni Paolo II, inaugurato dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi, che con il parroco Don Diego Berzi ha presieduto la solenne celebrazione domenicale in onore a Sant'Alessandro. Ci troviamo di fronte ad ambienti e anche strutture sportive che lasciano meravigliati le persone che appunto li visitano. Ma noi sappiamo benissimo che l'oratorio non è un museo da visitare, è proprio un luogo invece dove si vorrebbe sempre percepire l'intensità della vita, soprattutto pensando ai bambini e ai giovani. Abbiamo cominciato a pensare a un intervento di sistemazione e riqualificazione generale che richiedeva una spesa molto impegnativa per le casse parrocchiali, evidenziato il parroco. Pertanto per alcuni anni il progetto è rimasto nel cassetto. Un progetto davvero che abbiamo fortemente, in cui abbiamo fortemente creduto, e siamo davvero riusciti, e io dico da prete grazie davvero anche al Signore, siamo riusciti a portare a termine. Attraverso questi ambienti, attraverso queste strutture, possiamo davvero aiutare i ragazzi davvero a crescere e a crescere bene. L'opportunità di rilancio è arrivata nel 2008, quando la necessità della parrocchia di rinnovare gli spazi si è incontrata con l'urgenza del comune di Albino di reperire nella frazione uno spazio da adibire a parcheggio pubblico. Veniva stipulata una convenzione. A fronte di una spesa complessiva di 1.615.000 euro, il comune di Albino concorreva alla spesa con 700.000 euro per l'acquisizione di un'area posta sotto il campo di calcio e affacciata su via Patrioti, dove trovano posto oggi 38 parcheggi. Sono interventi questi che davvero ci vedono favorevoli, nel senso che chiaramente sono interventi parrocchiali. In questo caso esisteva un contributo previsto dalla precedente amministrazione relativo alla realizzazione di posti auto, ma diciamo che sicuramente può essere inteso un contributo per un intervento di riqualificazione di uno spazio che per i nostri ragazzi è comunque vitale e fondamentale. Lo è stato negli anni precedenti, ma credo che ancora oggi abbiano un ruolo davvero importante. Alla cerimonia inaugurale anche il vescovo ausiliare emerito di Bergamo, Monsignor Lino Belotti, originario di Comenduno di Albino, che il vescovo Beschi ha voluto ringraziare affettuosamente. Per me l'occasione anche per dirgli sempre un grande grazie. Nel mio ingresso a Bergamo lui è stato il vescovo ausiliare, vicario generale, che mi ha introdotto, ma anche adesso io gli auguro lunghi anni. Lo sento non solo molto vicino, ma anche un punto di riferimento per l'esperienza e la saggezza, oltre che per la bontà che tutti gli riconoscono.